Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Ripassiamo Insieme. Torniamo ad occuparci di bullismo e lo facciamo con un esperto nel campo del diritto. Torna a farci compagnia infatti l'avvocato Floriana Natale. Bentrovata Floriana. Grazie, bentrovati a voi. Fai incursione in questo programma perché come abbiamo spiegato già altre volte ti occupi di un progetto specifico nell'ambito della scuola che è quello delle fiabe giuridiche. Per chi ci conosce sa benissimo di cosa certo. si tratta. Ecco, ricordiamo velocemente invece per chi in questo momento viene a conoscenza per la prima volta di questo progetto. Sì, il progetto Fiabe Giuridiche nasce proprio con lo scopo di eh, divulgare il concetto della legalità, del mondo dei diritti e dei doveri, proprio nelle scuole. A partire dalla scuola primaria. È stato Un'iniziativa lanciata presso l'Istituto Dante di San Giovanni Rotondo, poi accolta anche dall'Istituto Melchionda, appunto parliamo sempre di scuole primarie e devo dire che la mia esperienza nello scorso anno si è anche estesa verso Manfredoni e quindi in altre zone limitrofe, proprio e abbiamo notato che una grande sensibilità ad accogliere proprio l'idea di far sì che il concetto diritti e doveri entrasse proprio nelle aule. Un progetto che comunque ha eh, anche un eco a livello nazionale, sono tante le realtà che propongono questo percorso importantissimo nelle eh, aule. Però torniamo insieme perché purtroppo la cronaca quotidianamente ci offre delle eh, realtà non sempre positive, anzi in questo caso uh, veri e propri drammi esistenziali anche da parte dei bambini vittime di bullismo. L'ultimo caso, quello più eclatante eh, purtroppo è da registrare in provincia di Ferrara dove un uh, ragazzo è stato vittima di violenza fisica all'uscita dalla scuola da parte di uh, compagni di classe. Ebbene, vogliamo soffermarci su questo ambito perché purtroppo dobbiamo cercare di uh, fornire degli strumenti a questo punto sempre più uh, come dire, utili ai genitori e non solo per poter uh, magari anche prevenire casi del genere. Cosa possiamo dire? Certo, innanzitutto dobbiamo capire che cosa si intende per bullismo. Molto spesso noi sentiamo uh, appunto questo termine, ma uh, non riusciamo a dargli il giusto significato. Perché si possa parlare di bullismo è necessario uh, che vengano reiterati uh, più atti offensivi o comunque violenti nei confronti di un ragazzo. Questo da parte di un singolo oppure un gruppo, il cosiddetto branco, lo sentiamo spesso. Uh, da parte appunto di un gruppo di ragazzi quindi il primo elemento fondamentale deve essere la ecco, ripetizione dei comportamenti potremmo dire scorretti che poi sforano chiaramente nell'illecito nell'illegalità i comportamenti sono di diversa natura possono essere appunto verbali e quindi ingiurie, e quindi diffamazione quindi offese continue possono essere comportamenti legati all'emarginazione questo accade più eh, rispetto alla sfera delle, delle femminucce e quindi anche delle ragazze poi in età adolescenziale e poi invece si va verso la sfera della violenza e questa è una caratteristica che riguarda più il sesso maschile, seppure anche le, eh, il sesso femminile in questo senso oh, non si fa mancare niente per così dire. Però se volessimo proprio, ecco, fare una classifica potremmo dire che mentre ecco, le femmine usano come atteggiamento più quello dell'emarginazione o dell'offesa, il maschio assume come atteggiamento invece quello proprio della violenza fisica, quindi del conflitto. Fisico, e quindi ecco lì quello che noi sentiamo e che tu hai appena citato, cioè proprio l'abuso fisico eh, della forza fisica, intendo su un altro ragazzo. Ecco e quindi, in questo caso parliamo certamente eh, di bullismo. Ci sono però anche altre forme di bullismo più legate alla tecnologia. Certo, assolutamente sì. In effetti in questo caso noi parliamo di cyberbullismo, proprio per intendere tutte quelle forme di violenza, di aggressività che si realizzano attraverso ecco, dispositivi per così dire virtuali. Ecco da qui il significato eh, di questa terminologia. Una problematica questa se si potesse immaginare è ancora più pericolosa perché spesso sfugge. voglio dire lo stesso genitore della vittima, ma anche potremmo dire del ragazzo che si, eh, così, che si macchia. Potremmo dire di questo reato, perché poi vedremo è un reato, ehm, naturalmente non riesce a capire fino a che punto la problematica è importante, perché molto spesso ecco, noi genitori immaginiamo che il ragazzo sia su internet, poniamo per motivi assolutamente leciti e invece quello può essere tranquillamente ecco, la strada eh, per fare che cosa? Vessare, offendere, puntare un soggetto cosiddetto più debole eh, per indurlo chiaramente a sentirsi Uh, appunto oggetto di derisione, uh, lo scopo qual è? Quello di farlo sentire inutile, di farlo sentire diverso dagli altri e di spingerlo fino alla fine purtroppo anche a fare equazioni molto gravi. Quindi possiamo dire che purtroppo l'ambito nel quale queste forme di violenza si sviluppano non è solo quello scolastico, nelle aule di scuola o al di fuori della scuola stessa, o meno all'uscita, come abbiamo detto prima, dalla della propria classe, ma anche in casa, semplicemente nella propria camera di fronte ad un computer. I rischi sono tantissimi, tra qualche minuto tra l'altro poi daremo anche dei consigli pratici per i genitori stessi. Come possono eh, capire quali possono essere i campanelli d'allarme, ma diciamo appunto eh, della tecnologia che è sempre più invadente nell'ambito della vita quotidiana e che eh, sin da piccoli purtroppo può eh, portare a queste eh, devianze. Eh, L'utilizzo degli smartphone in questo senso è sicuramente, forse, il primo elemento. Ecco, eh, che tipo di diffusione, in base alla tua esperienza, eh, ha? l'utilizzo dei cellulari anche nelle fasce più uh, piccole. Sì, eh, sicuramente ampio, nel senso che ormai i bambini, eh, diciamo che in terza elementare, incominciano a ritenere questo cellulare come parte integrante del loro corredo, se vogliamo, oltre che scolastico, proprio quotidiano. In quarta elementare, almeno alle nostre attitudini, è praticamente rappresentata una costante perché è suggellata dalla prima comunione. Quindi il regalo per antonomasia di prima comunione è proprio il cellulare nelle varie fasce, Smartphone e quant'altro. Quindi immaginiamo che parliamo di bimbi che si aggirano intorno ai 9 anni, 10 massimo. Per loro è normale, ma la cosa importante e sulla quale io spesso intervengo nelle aule non è tanto il fatto che il bambino abbia il cellulare, perché anche a 8 anni si può immaginare perché il genitore ecco, possa avere un minimo di contatto. Il problema è il collegamento alla rete. Questi bambini già da 9 anni certamente hanno il collegamento alla rete e noi lo scopriamo quando parlando con i bambini sentiamo dire che loro hanno i gruppi WhatsApp e quindi attraverso il gruppo Whatsapp loro neppure si rendono conto di quanto può essere rischioso divulgare e diffondere facilmente il proprio numero di telefono. Per dare appunto dei consigli pratici ai genitori, quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero eh, svegliare il genitore riguardo possibili violenze che subisce il proprio figlio a scuola e non solo? Allora, sicuramente quando il bambino comincia a lamentare troppo spesso sintomatologie varie, e quindi mal di pancia, mal di testa, vomito, eh, chiaramente è probabile che siamo di fronte ad una reazione psicosomatica che cela naturalmente un disagio importante. Eh, quindi, un tempo si pensava che il bambino, il ragazzo, non avesse studiato e quindi si faceva venire il classico mal di pancia e non, non andava a scuola. a scuola. Esatto. Oggi come oggi dobbiamo stare attenti: alle volte può essere questo. Alle volte può essere semplicemente il mal di pancia, ma dobbiamo cominciare a immaginarci che c'è anche altro dietro, ossia ecco vessazioni, offese, umiliazioni. Quello dicevamo prima, o addirittura atti di vera e propria forza subita. Eh, lo dico spesso: anche il fatto che molte volte nei bagni delle scuole si consumano eh, situazioni importanti, pesanti. Eh, oltre che l'aggressione, ma il fatto stesso che questi ragazzi non si rendono conto che chiudere un ragazzo dentro non farlo uscire e dargli questo senso di. Di oppressione e eh, per loro sembra un gioco, alle volte non c'è neppure il doppio fine proprio dell'astuzia, ma sembra quasi un gioco, il gioco diventa Pericoloso, quando poi si prende di mira lo stesso soggetto e questa azione si ripete. Quindi dicevamo il primo campanello d'allarme è questo discorso proprio della sintomatologia fisica. Ma l'apatia, se vediamo questi ragazzi un po' più apatici, meno coinvolti, meno invogliati, ci dobbiamo preoccupare. La volontà di non voler uscire con gli altri amici e ci spostiamo fuori dall'ambiente scolastico perché naturalmente quello è un portato di vita che comunque continua naturalmente. E quindi la voglia di non partecipare alle iniziative collettive sia che vengano dalla scuola come tali, sia che invece vengano comunque dallo stesso gruppo fuori. E questo diciamo per quanto riguarda la sintomatologia o comunque tutti quei appunto quegli indizi che ci possono far pensare a che il nostro figlio possa subire eh, questi atteggiamenti. Idem va a dirsi per quanto riguarda dall'altro lato io genitore che invece vedo mio figlio troppo Po' chiuso in camera, davanti a internet, legato al computer. Lì posso essere genitore di tutte e due le parti. Posso essere genitore, fatemi usare un termine forte, del carnefice per dire del reo, del ragazzo che sta sbagliando, posso essere genitore del figlio che invece che si sta isola. subendo. Esatto. Quindi massima attenzione, torneremo invece su quello che è il ruolo degli insegnanti nell'ambito scolastico per ciò che concerne il bullismo in una prossima puntata. Grazie Floriana, grazie, grazie a, voi. a voi per l'attenzione. Oh <whistles>